La quarta ed ultima giornata del SAIE 2022, la fiera delle costruzioni, progettazione, edilizia e impianti, ha visto protagonista la finale della gara nazionale di arte muraria ed il Trophy, organizzata dall'ente unico Formazione e Sicurezza Formedil in collaborazione con SAIE, Bologna Fiere e IPLE, Istituto Professionale Edile di Bologna. Alla gara hanno preso parte i migliori muratori tra i giovani allievi e gli esperti master selezionati dalle scuole edile di tutta Italia e vincitori delle rispettive selezioni territoriali. Qualche settimana fa, infatti, IPLE Bologna ha ospitato la finale regionale da cui sono usciti i migliori muratori emiliano-romagnoli che si sono sfidati costruendo a regola d'arte manufatti di arredo urbano in mattoni lavorati a vista e che poi sono approdati alla finale nazionale ospitata dal SAIE Bologna. Ed il Trophy è sì una gara di carattere tecnico in quanto le due categorie senior e junior si sono sfidate nella costruzione di due diverse tipologie di fontane, ma è anche un'occasione di socializzazione e di affermazione dei valori della professionalità e del mestiere edile tra regolarità, sicurezza e formazione. Nei principi cardine di un lavoro di qualità. Dopo quasi 6 ore di attività e un'attenta valutazione tecnica da parte della giuria, che ha particolarmente apprezzato anche il rispetto delle norme di sicurezza messe in atto e la pulizia del cantiere ad opera finita, la gara ha visto l'ESEP, ente scuole edile province Nord Sardegna, aggiudicarsi il titolo di migliore squadra a lavorare in sicurezza e ha visto trionfare per la categoria junior l'ESEP, ente sistema edilizia Brescia, e per la categoria senior l'ESEP CPT, l'organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia Frosinone.